La volta scorsa abbiamo fatto saltare per aria quello che avevamo a tiro. A sto giro vediamo qualcosa di più tranquillo, di più zen. Anno 1404 è un gioco del 2009, sviluppato da Blue Byte, che oggi si chiama Ubisoft Blue Byte, e Related Designs, che oggi si chiama Ubisoft Mainz, e pubblicato da Ubisoft, che oggi si chiama Ubisoft. Anno 1404 è tante cose, è un city builder, è un RTS, se vogliamo anche un gioco di ruolo, ma principalmente è tedesco, ovvero un gioco di numeri. Popolazione, risorse, merci, navi, soldi, tutto deve crescere costantemente e esponenzialmente. Ma non è solo un gioco basato sul commercio e il guadagno digitale, è anche un enigma per la fisica e la scienza contemporanea. Iniziate a giocare, le regole primordiali che da eoni controllano il tempo cambiano. Faccio un esempio. Volete giocare una mezz'oretta, sistemare due rotte commerciali e poi via, nanna. Iniziate controllando i carichi, i consumi, l'output delle varie strutture di produzione, aggiustate un numero qua, aggiungete una fattoria là e date un occhio al prodotto finito. Poi annuite soddisfatti di aver fatto un ottimo lavoro. Abbassate un attimo lo sguardo verso il polso sinistro, le 6:30. Vi dite troppo presto per cenare, poi sentite questo. Sono le 6 di mattina. Vi siete dimenticati di cenare, dormire e ora avete delle occhiaie talmente profonde che paiono le trincee del fronte occidentale. Anno, tutta la serie, distorce il tempo come nient'altro, con un meccanismo ancora sconosciuto alla fisica moderna. È una sorta di macchina del tempo a senso unico, che permette di fare viaggi di 6 ore alla volta. Nel 2020 è uscita Anno 1404 History Edition, un bundle di gioco base ed espansione con tutta una serie di migliorie, risoluzione fino a 4K e tante altre amenità grafiche di cui ci importa poco. Molto più interessanti sono le migliorie quality of life. Per esempio, prima per costruire una serie di case dovevamo cliccare una volta per ogni casa. Ora si può trascinare e piazzare un intero quartiere con un click solo. Non capisco però perché non abbiano anche introdotto la possibilità di mettere in coda gli ordini di movimento con Shift. Nei giochi dopo c'è, perché in 1404 no? Non che sia necessario, ma già che erano lì ad aggiungere funzioni, questa mi sembra abbastanza alimentare. Comunque, meglio di nulla. La cosa più importante però è l'aggiornamento per il supporto dei sistemi operativi a 64 bit. Nel 2009 al massimo i sistemi operativi arrivavano a 32 e un sistema a 32 bit supporta un massimo di 4 GB di RAM. E il problema è che Anno beve RAM come io bevo caffè. Quando arriviamo alle fasi finali di una partita con tante isole, rotte e navi, la RAM disponibile si esaurisce. E quindi puntualmente ogni mezz'ora crashava tutto. History Edition è stata sviluppata per sistemi a 64 bit e quindi rimuove del tutto il problema. Finalmente possiamo finire lo scenario imperatore senza sfondare 3 mouse e 4 tastiere. Anzi, adesso potete addirittura completare il vostro vecchio salvataggio. Le partite salvate della Pre-History Edition sono compatibili con la History. Anche i profili con tutte le varie robine sbloccate possono essere recuperati ed utilizzati nella nuova edizione. Sempre che i server collaborino. Qua si parla di Ubisoft, bisogna avere fortuna. Detto questo, diamo un contesto. Il mondo non è per nulla nei casini. Ecco, questo è molto strano. Siamo un vassallo del non sacro e manco romano, ma di sicuro imperatore d'Occidente. Abbiamo la missione di rendere un particolare arcipelago un feudo florido e prospero. Ovviamente insieme al nostro conto in banca. Dell'impresa siamo assistiti da Lord Richard Northburg, il cugino sicuramente non raccomandato dell'imperatore. Per farlo dovremo intraprendere relazioni diplomatiche e commerciali con il vicino sultanato d'Oriente, che paradossalmente si trova a sud. Fine, tutto qua. Ora andate e diventate ricchi. Non che ci serva di più, almeno per quanto riguarda le partite continue. Nella campagna invece succede l'opposto. Siamo noi ad aiutare Northburg nella costruzione di un'imponente cattedrale imperiale. Noi consegniamo i materiali e lui provvede alla costruzione. Ad un certo punto però arriva Guy Forcas, per nulla viscido e sicuramente degno di fiducia. Il cardinale Lucius ha indetto una crociata, nonostante i buoni rapporti tra impero e sultanato. Tutte le mansioni che avevamo vengono sospese per dare la precedenza al reclutamento di soldati e alla costruzione di navi da guerra. Completati i preparativi, partiamo alla volta dell'Oriente. Passiamo alla presentazione visiva. Dimenticatevi il medioevo sporco ed incestuoso alla Stronghold. In 1404 tutto è stilizzato in modo da risultare carino, ciccino e ameno. Anche gli uomini contadini, che di solito sono rozzi, grezzi, buzzurri e anche un po' rincoglioniti, qua sembrano usciti da una pubblicità del Mulino Bianco invece che da una relazione tra consanguinei. Così anche le altre classi di abitanti e gli NPC. Tutti tranne loro. Risulta evidente dal loro aspetto che l'albero genealogico dei mendicanti è in realtà una ghirlanda. Tra una capanna e l'altra i nostri abitanti andranno a svolgere le loro mansioni. Andranno alla cappella a pregare oppure al mercato a comprare o vendere merci. Via via che avanziamo di livello di popolazione avremo ricchi mercanti intenti a controllare i grassi profitti delle loro attività commerciali, guardie di pattuglia in cerca di spie nemiche e nobili che sparpagliano la loro spocchia insostenibile per le strade cittadine. No, non servono niente ai fini del gioco, ma sono dettagli veramente piacevoli, soprattutto se si pensa che il giocatore medio di Anno è interessato solo alla parte numerica, manco fosse un foglio Excel in movimento. Ogni edificio aggiunge una categoria di passeggiatori per le strade cittadine. Se costruiamo una chiesa inizieremo a vedere preti e congreghe di fedeli intenti ad ascoltare il loro sermone, mentre con una taverna inizieremo a vedere cittadini col fegato distrutto dal sidro. Addirittura, prima di essere ridotte ad aree di produzione e mega città sconfinate, le isole hanno tanti animaletti che scorrazzano liberi per i prati e per i deserti, ignari del triste futuro che li aspetta. Ancora meglio sono i porti dei mercanti neutrali. Il gioco è strutturato su una griglia, quindi tutti gli edifici sono quadrati o al massimo rettangolari. Però l'abbondanza di dettagli, decorazioni, omini che passeggiano rendono lo squadrato teutonico un vero piacere per le pupille. È anche per questo che costruisco le città fregandomene dell'estrema efficienza ortogonale e vado un po' a caso, piazzando decorazioni tra un quartiere e l'altro. Lo so che farà infuriare i puristi, ma alla fine è un gioco in singolo, quindi possiamo fare come ci pare, no? Io lo trovo molto rilassante. Per le zone di produzione faccio l'opposto, però. Oriente ed Occidente ovviamente si differenziano per clima ed ecosistema, foreste verdeggianti ad Occidente e deserti interrotti da poche zone fertili ad Oriente. Poi c'è l'acqua. Le onde, i fondali, i riflessi, veramente bellissimo. C'è anche la modalità cartolina che ci porta più o meno a livello strada. Da qui possiamo ammirare le vedute cittadine e rurali delle nostre isole e seguire le navi che solcano i mari. Certo, avrei preferito che si muovesse un po' più lentamente in modo da rendere queste immagini più scenografiche e meno schizofreniche. Il gioco tutto sommato funziona molto bene. Non ho incontrato nessun bug, tranne questo. Poi c'è la musica. All'inizio saranno un po' più lente, via via che il nostro insediamento cresce e le abitazioni si evolvono, vengono sbloccate nuove musiche e varianti che rispecchiano il livello raggiunto. Stessa cosa succede ad Oriente, con meno cori da chiesa. Anche parte dei personaggi non giocabili ha un temino personale. è una delle mie colonne sonore preferite. Per la localizzazione, stesso discorso dell'altra volta, l'inglese è superiore. Cioè, sentite qua. Puoi sempre contare sulla mia ospitalità. Quale servizio puoi offrire al Consiglio dei 10? Mi sembra che noi due ci intendiamo bene. Dimmi, come ti vanno le cose? L'italiano è veramente piatto. In lingua originale, invece, i vari personaggi hanno ognuno un accento particolare che rispecchia il loro background. Salam alaikum. This is an honor, as always. I hope you find what you're looking for. And everyone got what they wanted. Non che sia ingiocabile, ma visto che si può scegliere, io vado sull'inglese. Anche Anno 1404 traduce tutto una volta selezionata la lingua, sia l'audio che i testi. E se volete i sottotitoli li dovrete attivare tutte le volte che riavviate il gioco. Una vera palla. Fate voi, io trovo insopportabile l'adattamento italiano. Anche perché non smettono mai di parlare. Ogni volta che commerciamo, che ci viene assegnata una missione, ogni volta che succede... You'll get over it. A good deal. I hope you will undertake this service for me and for my empire. Appunto, veniamo interrotti. Ma è un problema mio più che altro. Un problema che invece non riesco ad identificare è questo, occhi ai timpani. Ok, robaccia tecnica fatta. Pensiamo alle cose importanti. Lo dico subito così lo sapete. Parlerò dei contenuti aggiuntivi in 1404 Venezia, ovvero l'espansione uscita nel 2010, senza specificare che sono stati aggiunti in seguito. Nella History Edition è inclusa nel pacchetto e non ha molto senso giocare al gioco base. Ci sono tre modalità: la campagna, gli scenari e la partita continua. Partiamo dalla campagna. Di solito è una delle modalità che preferisco, ma qua è più che altro un tutorial che si è montato la testa. Ricordatevi solo di avviare il gioco base se volete giocare alla campagna, in Venezia questa non è presente. Siamo partiti per le crociate, ve lo ricordate, no? Ok, praticamente era tutta una messa in scena del cardinale Lucius e di Kai Forcas. Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? Lucius vuole spodestare l'imperatore ed ha architettato tutto sto casino per impossessarsi del trono. Li prendiamo a sculacciate e ristabiliamo l'ordine. Fine. Nulla di che, ve l'avevo detto che era un tutorialone. Gli scenari sono molto meglio. Sono delle missioncine singole, ognuna con una storia a sé stante e variano di difficoltà. Soprattutto quelli introdotti in 1404 Venezia sono veramente carini. I più facili introducono anche le nuove meccaniche dell'espansione. Non sono la mia modalità preferita, ma almeno hanno un senso. La vera modalità principale è la partita continua. Pensateci un attimo, la campagna è un tutorial, alcuni scenari pure, tutto per prepararci alla partita continua. Una partita quanto dura in altri giochi simili? Una mezz'ora, un paio d'ore? Più o meno. Qua può durare anche mesi. Si può modificare di tutto, dalla dimensione della mappa, la difficoltà e la dimensione delle isole, quante fertilità sono disponibili su ognuna di esse e la presenza o meno di avversari. Fin qua tutta roba standard, niente di nuovo. Si possono modificare anche le risorse iniziali, lo stato diplomatico con le IA e che obiettivi vogliamo settare per vincere. Meno comune ma niente di arcano. Si possono attivare o disattivare certe meccaniche. Gli incendi ci stanno particolarmente sulle scatole? Bene, li possiamo disattivare. Vogliamo le trombe d'aria ma i vulcani proprio no? Ne attiviamo uno e l'altro invece no. Possiamo anche scegliere se iniziare con un'isola già colonizzata, oppure con soltanto una nave ammiraglia, e scegliere noi dove insediare una città. Oppure anche un'intera flotta di navi da guerra, se ci pare. Se vogliamo, possiamo giocare tutte le volte a qualcosa di diverso. Oppure lasciare le opzioni sempre uguali ma scegliere un seme della mappa diverso. Ogni numero ne genererà una diversa. Sempre che non soffriate di restartite cronica come me. Io non duro più di una settimana, poi si ricomincia da capo. In genere tendo a tenere tutte le opzioni abbastanza uguali, corsari attivi, inizio con nave ammiraglia, nessun trattato tra IA e tutti i disastri attivi. Le cose che cambio più spesso sono le dimensioni di mappa ed isole, il numero della mappa e gli avversari. Sono di 3 difficoltà, abbiamo i pipponi con una stellina sola. Sono dei sacchi d'allenamento virtuali incapaci di mantenere una compagnia commerciale. Se avete iniziato da poco usate loro. Non raggiungeranno mai una classe di abitanti che non abbiate prima sbloccato voi. Esistono solo per essere massacrati oppure per avere qualcuno con cui commerciare ma che non ci metta troppo i bastoni fra le vele. Le IA di difficoltà media sono più competenti ma neanche troppo. Non si comportano come un cervo pietrificato dagli abbaglianti di un'auto ma nemmeno brillano per abilità finanziaria. Non si fanno troppi problemi ad avanzare di classe senza aspettarvi e inizieranno subito a colonizzare a destra e a manca, finché non si fermano e noi non li supereremo. Poi ci sono i 3 merdoni a 3 stelle, dei bulli sotto mentite spoglie. Barano e manco lo nascondono, permettendogli di raggiungere le classi più alte in pochissimo tempo. Siccome giocano sporco, saremo sempre più deboli di loro all'inizio, e loro ne approfittano. spesso dichiarando guerra nei momenti più scomodi. Comunque rimangono degli NPC, se li superiamo diventano docili ed inizieranno a collaborare. Ma non sono tutti uguali, ogni personaggio ha la sua serie di preferenze e cose che odiano. Per esempio, Leif Jorgensen, come tutti gli Jorgensen della serie Anno, è il personaggio più facile con cui andare d'accordo. Ci adorerà qualsiasi cosa facciamo e sarà molto difficile che lui ci dichiari guerra. Un altro è Giovanni di Mercante, che nonostante il nome fantasioso è un mercante. Beh, lui adora i soldi. Guadagnando un botto di quattrini diventeremo sicuramente suoi amici, mentre se il nostro bilancio non si trova in positivo, beh, sicuramente ci dichiarerà guerra. Poi c'è Lucius. Lucius è una merda. Essenzialmente è la controparte carogna di Leif Jorgensen. Non importa cosa facciamo, non importa se siamo più forti di lui, più deboli, guadagniamo di più, costruiamo chiese, moschee, quello che vi pare. Lui ci odia. L'unico modo per ringraziarselo un po' è fargli complimenti sulla schermata diplomatica. Oppure massacratelo alla prima occasione che vi capita, non ve ne pentirete di certo. Personalmente mi piace avere un avversario per grado di difficoltà. Per esempio in questa partita che ho usato per il video ho attivato Hildegard, Guy Forcas e Giovanni. Senza l'IA sulla mappa mi sembra vuota, senza contare le opportunità che ogni avversario aggiunge alla partita, come missioni, accordi commerciali, oppure semplicemente qualcuno da menare quando ci siamo annoiati. È anche vero però che se cercate una sfida, una volta che abbiamo preso un po' la mano col gioco, non è che siano proprio il massimo, neanche i personaggi più difficili. All'inizio quando non abbiamo nulla, certo, ci romperanno le scatole, e anche parecchio, ma poi le eclisseremo sempre. Non tengono proprio il passo. Per dire, rigiocando il gioco non ho mai visto un avversario, neanche quelli più difficili, arrivare al grado di nobili. Mai. Abbiamo parlato abbastanza di opzioni, ora iniziamo sta partita. Partiamo dall'interfaccia. È completamente modulare. Possiamo trascinare nella posizione che vogliamo di tutto. Navi, edifici e anche gli strumenti tipo la pipetta per copiare o la zappa per distruggere. C'è anche un comodissimo menu rapido che si apre con il tasto destro dove possiamo mettere gli strumenti ed edifici che usiamo di più. A me piace avere le navi, diciamo così, ammiraglie, quello che uso per consegne speciali o per le missioni, e le flotte da guerra nella parte sinistra della barra in basso, mentre dall'altra parte i tasti per velocizzare o rallentare il gioco. Sul tasto destro invece gli edifici che uso di più, tipo mercati, magazzini, case, robe così. Completamente modificabili sono anche le hotkeys. Io ho sostituito come sempre le freccette con WSAD per muovere la visuale. Tutto molto figo, ma come si vince? Domanda sbagliata. A meno che non scegliamo una delle opzioni prima di far partire la partita continua, non c'è un vero scopo. O meglio, lo scopo è non perdere, ovvero non raggiungere i 10.000 pezzi d'oro di debito. Quindi sarà meglio che ci diamo una mossa, no? Il nostro primo obiettivo è costruire, però prima ci serve un'isola. Per sceglierla bisogna tenere conto prima di tutto delle risorse. All'inizio serviranno mele, canapa, pietra e ferro. Se ce ne sono anche altre meglio, ma queste sono quelle utili per cominciare. Poi vengono forma e posizione, più è grande meglio è, ci sarà più roba. La mappa è strutturata, come dicevo prima, su una griglia, quindi tenete conto anche della regolarità dell'isola. Anche la presenza o meno di un fiume è importante. Magari non per la primissima isola, ma prima o poi un fiume sarà indispensabile per produrre certe merci. Per la posizione io cerco sempre di avere le mie isole più vicine tra loro possibile, per due motivi. Uno è viaggi più brevi, e due protezione dai corsari e dai nemici. Anche la vicinanza ai porti dei mentori è importante. Sono dei mercanti neutrali che vendono un po' di tutto. Lord Richard Northburg rappresenta l'impero e vende merci occidentali. Lo stesso ruolo, ma ad oriente, lo ricopre il Gran Vizir Al-Zahir, che vende merci orientali. E poi c'è Giacomo Garibaldi, il veneziano dal nome incredibilmente fantasioso, che vende merci di lusso ed oggetti per le spie. In realtà ce ne sarebbe un altro, Hassan Ben Said, il corsaro. Però prima ce lo dovremo fare amico, se non vogliamo finire a far compagnia ai pesci. Dopo un tot di navi corsare affondate, oppure dopo che abbiamo pagato abbastanza volte quello che è essenzialmente un'estorsione per non farci attaccare, ci offrirà una missione. Una volta consegnate tutte le merci, saremo amici per la polena. I mentori sono utilissimi per ottenere certe risorse grezze e merci che ancora non possiamo produrre perché magari non le abbiamo ancora sbloccate. Per sbloccare nuove risorse, ma più che altro nuovi edifici per produrle, dovremo far crescere un insediamento fino a fargli avere un certo numero di abitanti. Per dire al mondo che questa isola è nostra, dobbiamo prima costruire un magazzino. Funge sia da magazzino, ovviamente, dove mettere le merci e le risorse che produciamo, che da porto per le navi. Ha un raggio entro il quale possiamo costruire che si estende sia sulla terraferma che sulla costa. Solo che mica ci basta, dobbiamo far espandere la nostra influenza. E per farlo abbiamo a disposizione i mercati, i depositi e le capitanerie di porto. Però non possiamo costruire da una parte all'altra dell'isola. Le aree edificabili si devono toccare, basta anche solo un quadratino. Inoltre non sono necessarie le strade tra i mercati, tra i depositi e tra le capitanerie. Io le costruisco solo per gusto personale. Possiamo anche colonizzare un'isola già occupata da qualcun altro, ma ci potremo espandere solo fin dove inizia l'influenza nemica. È utile se ci serve assolutamente una risorsa in particolare, ma è molto rischioso. All'IA non va certo a genio. I mercati servono per costruire le case dei nostri abitanti. Ecco, qua sono necessarie le strade. Ricordiamoci di costruirne una tra le case e il mercato. Gli abitanti occidentali sono divisi in 4 classi sociali. Si parte dai contadini, poi ci sono i cittadini, quindi i patrizi ed infine i nobili. Oltre ad essere il criterio con cui si sbloccano nuovi edifici, sono anche la principale fonte di guadagno, almeno nelle prime fasi del gioco, tramite le tasse. Le tasse possono essere abbassate oppure alzate a seconda delle nostre esigenze. Ci sono 5 livelli, tutti colorati diversamente. Il verde acceso è il più basso, in mezzo c'è il giallo e il rosso fegato eroso dal nervoso di pagare tasse altissime è il più alto. Non hanno effetto solo sui soldi guadagnati però. Tasse basse faranno arrivare più gente, mentre le tasse alte le faranno fuggire. In effetti non hanno tutti i torti. Io in genere le lascio sempre sul giallo, a meno che non abbia costruito un nuovo quartiere e non voglia far aumentare la popolazione. A quel punto le metto sul verdino chiaro. Il rosso sembra inutile, in realtà fa comodo sia per avere qualche introito in più sul breve termine, sia per abbassare la popolazione di una certa categoria se il nostro sistema logistico non riuscisse a sostenerlo. Ricordatevi che anche se avete potere di vita o di morte sui vostri sudditi, anche voi avete dei doveri. Sopra una certa soglia di popolazione dovrete pagare a vostra volta delle tasse all'imperatore. Quindi spammare contadini e costruire una gigantesca favela non conviene. Le tasse reali sono un ottimo incentivo per far evolvere le abitazioni, oltre al fatto che le classi più abbienti pagano di più e perché poi ci servono per sbloccare gli edifici. Per farli evolvere dobbiamo prima di tutto soddisfare i loro bisogni, poi renderli euforici abbassando al minimo le tasse. Ricordatevi che possono evolversi soltanto case che hanno il massimo degli abitanti possibili. Per esempio, per una casa di contadini sono 8 abitanti su 8. Ci sono diversi tipi di bisogni, compagnia, religione, divertimento e sicurezza sono soddisfatti dall'essere nel raggio di un edificio collegato con una strada alla casa, tipo per esempio il mercato che soddisfa la compagnia. Io li chiamo bisogni passivi, piazzi l'edificio ed è finita lì. Poi ci sono cibo, bevande e proprietà. Questi sono soddisfatti dalle merci giuste. Io li chiamo attivi perché prima di soddisfare il bisogno dobbiamo produrre la merce. Inoltre hanno un peso diverso. Non importa quanti libri forniamo, se manca da mangiare la gente se ne andrà di sicuro. Possiamo anche attivare o disattivare un certo bisogno perché magari vogliamo accumulare un certo numero di merci, per poi riattivarlo successivamente. L'evoluzione di norme è automatica. Una casa piena zeppa si evolve da sola una volta raggiunta l'euforia. Io ve lo sconsiglio. Si finisce per scombussolare completamente il sistema produttivo, principalmente perché i bisogni di una classe si trasferiscono anche a quella successiva, ed è vero che consumano di meno per singolo abitante, ma in una casa ce ne stanno di più. Vi consiglio quindi di disattivare dal mercato l'upgrade automatico e far evolvere casa per casa. Certo ci vuole un po', ma è meglio avere il controllo. Poi ci permette di rendere le città un po' più piacevoli agli occhi, invece di avere una griglia rigida e pallosissima. Certo, non è efficiente fare così, io ve lo dico. Sarebbe meglio una tedeschissima griglia modulare che si ripete da spiaggia a spiaggia. La griglia è molto più efficiente perché, per esempio, per soddisfare i bisogni passivi servono meno edifici che si traducono anche in meno spese di mantenimento. Dobbiamo anche ricordarci che si può evolvere solo una percentuale delle abitazioni di una certa classe. Per esempio, solo l'80% delle case di contadini possono evolversi in cittadini. Di queste, solo il 60% può salire al livello di patrizi e ancora soltanto il 40% può raggiungere il grado di nobili. Per esempio, su 100 case avremo una distribuzione di questo tipo. 20 case di contadini, 32 di cittadini, 29 di patrizi e 19 di nobili, più o meno. In effetti ha senso, fossero tutti nobili nessuno si spaccherebbe la schiena nei campi, nessuno lavorerebbe nelle botteghe e nessuno farebbe il mercante. Il caos. Un altro dettaglio che trovo geniale è che ogni evoluzione corrisponde ad una onorificenza. Per esempio, al contadino viene concessa la cittadinanza con annessi diritti, al cittadino una licenza commerciale con tutti i privilegi del caso e al patrizio un titolo nobiliare compreso di spocchia. Passiamo alla produzione. I depositi hanno la stessa funzione dei mercati ma per gli edifici produttivi. Ah sì, io li chiamo depositi ma ufficialmente si chiamerebbero edifici del mercato. Capite che tra mercati ed edifici del mercato si fa presto a far confusione. Poi un edificio che si chiami deposito non esiste, quindi perché non chiamarli per quello che sono? Dicevo, come per i mercati, se vogliamo che le cose funzionino, ci serve una strada tra il deposito e l'edificio produttivo. Servono ai trasportatori che raccolgono le merci e le portano al deposito. Gli edifici produttivi hanno un inventario limitato, soltanto 5 tonnellate. Sì, il gioco misura la quantità di risorse in tonnellate. Comunque, se rimangono nell'inventario dell'edificio produttivo, bloccheranno l'intera catena di produzione, quindi dobbiamo toglierle di lì. Inoltre le merci, se vogliamo utilizzarle, devono essere presenti all'interno del magazzino o di un deposito. Questo è uno schema dell'intero sistema produttivo. Pare un labirinto. In realtà è molto meno incasinato di quanto sembri. Dobbiamo tenere in considerazione solo tre cose: input, throughput e output. L'output è il più semplice. Rappresenta quanta merce viene prodotta in un certo lasso di tempo. Per esempio, ci serve X al minuto di una determinata risorsa e dobbiamo produrre almeno X al minuto per stare a galla. Facile, no? Beh, insomma, perché dipende anche dagli altri due fattori. L'input rappresenta quanti ingredienti servono per produrre la merce che ci serve. Per le materie prime è molto semplice: piazziamo la miniera su un deposito, costruiamo i campi attorno a una fattoria, oppure lasciamo abbastanza spazio ad un taglialegna per piantare gli alberi. Alberi e prodotti agricoli sono infiniti, i minerali in teoria no, però se li finiamo nessun problema. Basta fare una semplice offerta di denaro agli dei del profondo e questi ci concederanno un deposito nuovo di zecca. Per le merci intermedie o finite è un pochino più complicato. Per dire, per fare il pane ci vuole la farina, per fare la farina ci vuole il grano e per fare il grano... no, basta così. Però il rapporto fornaio-mulino è 1:1, mentre il rapporto mulino-fattoria è 1:2. Per farla semplice, un fornaio, per operare al 100%, ha bisogno del prodotto di un intero mulino, mentre un mulino ha bisogno del prodotto di due intere fattorie. Se poi torniamo a dare un'occhiata allo schema, vediamo che il grano non serve solo a fare il pane, ma anche la birra, e si fa presto a perdere il conto. Per questo preferisco sacrificare un po' di estetica e cedere all'efficienza teutonica. È più semplice avere layout chiusi, sono compatti ed autosufficienti, ma soprattutto sono scalabili. Per esempio, ci serve più birra, costruiamo un'intera altra zona di produzione ed è fatta. Non importa collegare tutto direttamente a un deposito. Gli edifici infatti hanno un raggio, come appunto i depositi e i mercati, entro il quale andranno a recuperare le materie prime che gli servono. Non sempre è possibile costruire in questa maniera, ma aiuta di gran lunga a risparmiare spazio. Se non fosse possibile c'è sempre il distretto del guardiano, traduzione tremenda dell'inglese bailiwick. Sarebbe più l'ufficio del balivo. Ora, idiosincrasia a parte, è utilissimo. Per prima cosa riduce del 10% il costo di mantenimento dell'intera isola. Non male se l'isola ci costa più di 400 monete. Poi ci dà una lista completa delle strutture sull'isola. Molto utile se abbiamo una linea produttiva divisa su due isole diverse. Così avremo un conteggio perfetto. Terza cosa è il throughput, ovvero la portata del nostro sistema. Dipende da diverse cose, dalla lunghezza delle strade, dal numero di edifici per deposito, o meglio per trasportatore. I depositi si possono potenziare aumentando il numero di trasportatori e la capienza massima dell'isola in cambio di un costo in denaro maggiore. Anche questo favorisce un layout compatto e modulare, anche perché poi è molto più semplice intervenire qualora sorgesse un problema. Il gioco è reticente, cioè non ci dà dei numeri esatti. Per dire, ci accorgiamo che non bastano le giacche di pelle, mica ci dice quante altre concerie ci servono o quanta merce al minuto dobbiamo produrre. No, ci dice solo che si stanno svuotando le scorte. Molto utile, grazie. Potremmo non avere abbastanza concerie, oppure il problema potrebbe essere il sale, o tornando ancora più indietro il salgemma e il carbone per produrlo, o addirittura non avere abbastanza allevamenti di maiali, oppure potrebbe essere anche un problema di trasporto. Il problema ce lo dobbiamo trovare da soli. Chiaro, certe volte è frustrante, però spesso la soluzione a un problema ti viene sbattuta in faccia, a quel punto che gusto c'è. Però i modi per renderci la vita un po' più facile ci sono. Io per esempio scambio gli indicatori dei materiali da costruzione in alto a sinistra con la merce che mi sta dando problemi in quel momento. Così ce li ho sempre a portata di vista e non devo controllare il magazzino ogni 10 secondi. Poi su internet si possono trovare diversi strumenti per aiutarci a calcolare la produzione e quanto consumano le varie classi di abitanti. A dirla tutta non servono un granché, però magari vi possono aiutare all'inizio quando imparate a giocare. Ovviamente non esiste un'isola che produca tutte le risorse, dovremo colonizzarne diverse per ottenere tutte le materie prime. E ecco che entra in gioco la logistica, la parte migliore del gioco, il vero cuore di Anno 1404, anzi dell'intera serie. Questo è quello che mi frega. Io passo delle ore intere a sistemare qua e perfezionare là. La schermata è intuitiva, selezioniamo i porti, le merci e assegniamo una o più navi. Questa o queste faranno avanti e indietro sulla rotta finché non le diciamo di smettere. Tutto automatico. Ci sono due tipi di nave: da combattimento, poca stiva e tanti cannoni, e mercantili, zero cannoni ma tanta stiva. A seconda che siano orientali o occidentali, le navi hanno caratteristiche diverse. Le navi occidentali sono più spesse, hanno una capienza maggiore ma sono più lente. L'opposto è vero per quelle orientali. Le navi veneziane sono una via di mezzo tra nave mercantile e nave da guerra. Il limite di vascelli che possiamo costruire è proporzionale alla popolazione totale, più popolazione più navi potremo costruire. Come per la produzione anche qua bisogna essere efficienti se vogliamo andare avanti nel gioco. Capacità della stiva e capienza massima delle isole sono i due fattori che separano il Jeff Bezos tardo medievale con un mercantuncolo qualunque. Una rotta efficiente porterà abbastanza materiale da coprire il consumo che avviene durante il viaggio. Diciamo che consumiamo 500 tonnellate di pane nel minuto di viaggio tra le nostre isole. Se la nave ha una capacità massima di 200 non basterà. Alla stessa maniera, se la capacità massima dell'isola che produce il pane è inferiore alle 500 tonnellate, possiamo avere tutte le navi che vogliamo sulla rotta, non sarà comunque sufficiente. Ci dobbiamo armare di pazienza e controllare le navi una per una, le isole una per una e vedere dov'è il problema. Per ovviare alla capacità della nave dovremo sostituirla con una più grande oppure aggiungerne una seconda o terza o decima. Per quanto riguarda la capienza dell'isola, potenziare i depositi e il magazzino lo aumenterà un pochino. Ma la vera soluzione è costruire centri di stoccaggio nell'area del porto. Inoltre, via via che aggiungiamo rotte, possiamo iniziare ad avere un problema di traffico. Se il viaggio dura un minuto, ma la nave ne deve aspettare 6 per scaricare, è un casino. Si può ovviare cercando di usare la stessa rotta per 2 o più merci. Però stiamo attenti perché se queste risorse non vengono consumate, finiranno per rimanere sulla nave e riempirla di una risorsa sola, impedendole di trasportare le altre che abbiamo settato. Per questo ci sono i moli e le capitanerie di porto. I moli servono ad aggiungere un altro luogo di scarico in un porto già esistente. Le capitanerie estendono l'area portuale e forniscono l'accesso ad un altro porto, magari più vicino. Non sembra tanto, ma accorcia di molto il tempo di percorrenza di una rotta, soprattutto se consideriamo che una nave zeppa di roba viaggia molto più lentamente. Però non ci basta l'Occidente, dobbiamo espanderci anche ad Oriente. Primo perché ci servono delle merci che si trovano solo nelle isole desertiche del sud per avanzare in Occidente. Spezie, l'indaco per l'inchiostro dei libri e un sacco di oggetti di lusso per i nobili devono arrivare tutti dall'Oriente. Funziona abbastanza come l'Occidente, con qualche passaggino in più. Prima di tutto, per sbloccare gli edifici dobbiamo creare un insediamento orientale attorno a un bazar. È come un mercato, solo che cambia un po' la forma. Ci sono solo due classi di abitanti, i nomadi e i messi. Io non so chi abbia tradotto sto gioco, ma messi è orribile. Cioè, messi è la traduzione letterale di envoy, però dato il ruolo che hanno nel gioco li avrei chiamati diplomatici. Però andiamo con ordine. Non basta avere un tot di popolazione, dobbiamo anche farci amico al Zahir per avere accesso alle tecniche di costruzione orientali. Basta un regalo. Li vende Northburg e li acquistiamo spendendo un'ore. È l'altra valuta del gioco oltre all'oro. Si ottiene espandendo gli insediamenti e intrattenendo buone relazioni commerciali con i mentori. Ma dell'onore ne parliamo un po' più avanti, per ora ci basta il dono per il Gran Vizir. Ogni regalo che facciamo ci darà prestigio presso la corte orientale. Ogni livello sbloccherà nuovi edifici. È abbastanza lineare, nulla di complicato. Però l'Oriente è una grande sabbiera e nella sabbia cresce poco. Possiamo cercare di sfruttare le poche zone fertili che le isole hanno di suo, ma non ci basta mica. Dobbiamo portare l'acqua nel deserto, usando le norie. Essenzialmente sono dei mulini che rendono fertile l'area che hanno attorno estraendo l'acqua dal sottosuolo. È vero che costano un sacco da mantenere, ma sono indispensabili, a meno che non colonizzate un'isola già fertile di suo come ho fatto io. Come succede per il bazar, anche depositi e magazzini hanno la loro versione orientale. Sono ottimi all'inizio, ma alla lunga sono un po' inefficienti. A me piace usarli per quelle merci che servono solo ad Oriente. All'inizio l'Oriente sarà sempre in perdita e la nostra cittadina di nomadi servirà soltanto a rifornire il nostro insediamento occidentale di merci esotiche. Poi sblocchiamo i messi. No, non riesco a pronunciarlo, mi viene l'orticaria. I diplomatici. Che sollievo. Loro pagano decisamente di più e si riesce anche ad arginare le perdite o addirittura a guadagnarci qualcosa. Ma non sono solo la versione esotica dei nobili, hanno anche effetto sul numero di promozioni a patrizio che possiamo concedere. Ogni 110 diplomatici otteniamo una licenza commerciale. Più patrizi poi vuol dire più nobili e quindi ancora più soldi. I diplomatici però non sono l'unico modo per avere più abitanti senza aggiungere case. Una volta sbloccati i patrizi infatti inizieranno ad arrivare sulla nostra isola navi di mendicanti in cerca di una casa. Possiamo rifiutare e prendere una bella somma dai nobili, oppure possiamo accettare. Se accettiamo, porteranno i loro corpi deformi e malaticci nelle nostre strade, aumentando il rischio di pestilenza e costandoci 10 pezzi d'oro al minuto per mendicante. Poi pensate alle bellissime piazzette che abbiamo costruito, tanto amorevolmente infestate di sudici e appestanti senza tetto. Dove andremo a finire? Meglio rifiutare e cedere alla pressione della lobby dei ricconi, no? No, primo perché dopo un paio di volte che rifiutiamo invaderanno una nostra isola e se ne andranno solo a spadate nel viso o pagando una somma superiore a quanto abbiamo preso dai nobili. Poi, se costruiamo degli alloggi, i mendicanti si trasferiranno qui, senza il bisogno di rendere le panchine nei parchi degli strumenti di tortura. Qui avranno la stessa funzione dei diplomatici, ma aumentando il numero massimo di cittadini. Mica male per degli ammassi di tigni ambulanti. E quindi andiamo avanti così, espandendoci come un tumore di isola in isola per guadagnare sempre più denaro che spenderemo per espanderci ancora di più, come un uroboro protocapitalistico. Ogni tanto saremo colpiti da un disastro o una calamità, incendi, pestilenze e addirittura anche dei tornado e eruzioni vulcaniche. Possono risultare fastidiosi, ma un ostacolo in qua e là ogni tanto, secondo me, rende più frizzantina la partita. Per contrastare le pestilenze e gli incendi serviranno degli edifici specifici. Uragani, tempeste e tempeste di sabbia sono inarrestabili. L'unica soluzione è ricostruire dopo che sono passati e hanno distrutto mezza città. Si può solo sperare che se ne vadano in fretta e non facciano troppi danni. Per quanto riguarda le eruzioni vulcaniche, queste avvengono solo su determinate isole, ovviamente quelle col vulcano. Sono isole ricchissime in minerali da una parte, però dall'altra dovremmo aspettarci che ogni tanto il vulcano erutti e ci distrugga mezza isola. Però la mappa a un certo punto finisce. A questo punto abbiamo due scelte. Possiamo acquisire un'isola da uno degli avversari, oppure concentrarci su una minuziosa efficienza. Partiamo dall'espansione. Ci sono due modi per convincere un avversario a lasciarci la loro isola: guerra e corruzione. La guerra si spiega da sola. Si invade un'isola con le armate e ne prendiamo il controllo. Semplice. Non fosse che è peggio della tortura genitale. Le armate sono rappresentate da degli accampamenti prodotti dalle fortezze, piccoli, grandi, occidentali ed orientali, cannoni e trabucchi, fino agli scavatori della Stronghold. Ognuno ha la sua funzione. I guerrieri occidentali sono fatti per legnare, quelli orientali per conquistare i depositi nemici, e non devo certo spiegare a cosa serve un cannone. Ogni accampamento ha due aree attorno a sé, la gittata d'attacco e una zona che blocca la costruzione avversaria. Le torri, sia quelle portuali che quelle dell'entroterra, funzionano alla stessa maniera. Sembra un bel sistema sulla carta, molto strategico. È tremendo. L'intelligenza artificiale sa esattamente dove sono le nostre armate e le navi da guerra. Incursioni ovunque. Poi ogni buco tra gli accampamenti è un ottimo pertugio dove erigere una nuova torre per farci ricominciare tutto da capo. La sfida a me piace, ma giocare contro Skynet no, non ne vale la pena. Infatti nei capitoli successivi hanno rimosso tutto. Però c'è un modo più subdolo e decisamente meno frustrante: spionaggio e corruzione. Possiamo, diciamo così, convincere il consiglio cittadino a consegnarci le chiavi della città. Essenzialmente è un'acquisizione ostile del Medioevo. Compriamo letteralmente i voti. Lo spionaggio serve ad indebolire un avversario per essenzialmente farci dare uno sconto sul voto. Ogni seggio infatti costa una cifra proporzionale a quanto vale l'isola. Più è prospera e più costerà. Ma se facciamo in modo che una folla in rivolta dia fuoco a mezza città, beh, costerà di meno. Prima però dobbiamo costruire una base operativa nella nostra città e mandare un agente a costruire un nascondiglio nella città nemica. Possiamo infiltrarci solamente nelle abitazioni. Classi diverse ci daranno accesso a sotterfugi diversi. Chiaramente gli avversari non è che stanno a guardare. Tenteranno anche loro di mandare scagnozzi a demolirci le abitazioni. Dovremo beccarli prima che si infiltrino o facciano bruciare mezza città. A loro volta cercheranno di fermare i nostri furfanti prima che possano agire. Inoltre cercheranno di usare il consiglio cittadino per rimuoverci dal potere. Ogni seggio che acquistiamo ridurrà il costo dell'acquisizione totale dell'isola. Ce ne servono almeno 3, ma tra un acquisto e l'altro dobbiamo aspettare un cooldown, e lo stesso vale per gli avversari. È chiaro che fregare un'isola da sotto il naso di un avversario non è ben visto. Tirando troppo la corda ci beccheremo di sicuro una dichiarazione di guerra degli incisivi, rendendo inutili tutti i nostri complotti. Dobbiamo agire di diplomazia. Dalla schermata della diplomazia possiamo tenerci buoni gli avversari a suon di paroline gentili. Quando andiamo abbastanza genio a qualcuno, possiamo passare da un rapporto di sopportazione reciproca ad un vero e proprio rapporto commerciale. Non disturbatevi a stringere alleanze, serviranno solo a trascinarvi nel baratro fatto di agonia e frustrazione che è la guerra. Ogni azione ha una percentuale di successo. Falliamo il lancio dei dadi e invece di guadagnare influenza la perderemo. Possiamo anche mostrargli il dito medio se ci va, quello funziona sempre. E si può anche interagire coi mentori. Possiamo richiedere soldi in cambio di onore e viceversa, una flotta ausiliaria oppure una missione. Le ricompense delle missioni sono oro, merci, onore ed oggetti. Sono di diversi tipi: distruggeremo navi, scorteremo navi, consegneremo merci sempre sulle navi. Oppure ci verrà richiesto di trovare delle persone nelle nostre città. Sono un modo divertente per passare il tempo tra un'espansione e l'altra. Inoltre sono il miglior modo per ottenere onore ed oggetti. Dell'onore ne parlavo prima, no? Quando abbiamo preso il regalo per Al-Zahir. L'onore è indispensabile se invece di espanderci vogliamo perfezionare il nostro sistema produttivo. Primo perché serve a sbloccare tutta una serie di potenziamenti presso i 3 mentori e mezzo. Poi serve ad acquistare gli oggetti. Gli oggetti sono quello che rende l'endgame in Anno meno opprimente. Si ottengono appunto acquistandoli dai mentori, affondando le navi nemiche o come ricompensa delle missioni. Alcuni oggetti ne generano altri, come per esempio le mappe del tesoro. Si va da semplici oggetti per aumentare la velocità, come le vele, a stive potenziate per maggiorare la capacità di carico, oppure cannoni e spie per fracassare le botti al nemico. Ci sono anche i semi per piantare una nuova fertilità su di un'isola. Tutti utili, ma non indispensabili, al contrario degli oggetti che incidono direttamente sulla produzione. Questi sono il vero modo per far soldi. Sì, certo, le tasse fanno comodo, ma il commercio è il vero succo. Una sana sovrapproduzione di merci si traduce in vendite stellari ai mentori e quindi oro. Oltre ad aggiungere edifici, possiamo usare questi oggetti da posizionare nel magazzino. Hanno effetto solo sull'output, quindi non c'è bisogno di calcolare di quanto deve aumentare l'input. Sembra poca roba, ma fa presto a crescere esponenzialmente. Da qua si lavora di logistica. Dopo aver consegnato le merci, aggiungiamo alla rotta una fermata al porto neutrale dove scaricare l'avanzo. Avrà due effetti. Primo sono i soldi. I mentori comprano di tutto senza problemi ai loro porti. Poi libererà la stiva dell'avanzo permettendo di ricominciare la tratta da zero. Questo è un ottimo modo, ma si possono sempre fare più soldi, no? Dai magazzini possiamo settare ordini di acquisto e di vendita. Mettiamo un limite di tonnellate al di sopra del quale venderemo l'eccesso, oppure acquisteremo la differenza. Possiamo anche decidere sul prezzo. Ogni IA ha un budget limitato per porto. Con i potenziamenti sbloccabili con l'orone possiamo aumentare le navi e il budget a disposizione di ognuno di questi. Ogni mentore ha le sue preferenze. Soprattutto ci permette di avere un influsso di merci ausiliario. No, non perché le acquistiamo, cioè non solo, ma perché attivano i dazi. Alcuni oggetti infatti fanno sì che per tot tonnellate di merce scambiata, sia venduta che acquistata, ne venga generata altra dal nulla. Mica male, no? Soprattutto per le merci di lusso che sblocchiamo alla fine del gioco, che hanno un ratio di consumo molto basso, è veramente utilissimo. E poi? Beh, poi sta a noi. Dobbiamo decidere se siamo soddisfatti oppure se il denaro, anche finto e digitale, non è mai abbastanza. Io mi fermo una volta costruiti 3 monumenti e completato un certo numero di missioni del sultano o dell'imperatore. Poi basta, cioè poi ricomincio. I monumenti sono gli edifici definitivi. Sono 3, la cattedrale imperiale, la moschea del sultano e il magazzino storico. Tutti e 3, al contrario degli edifici normali, devono essere completati in fasi che richiedono un apporto costante di diversi materiali da costruzione. Ci vogliono ore per ferirne uno, per esempio moschea e cattedrale 3 ore. Se abbiamo l'accademia di Al-Hakim il tempo è ridotto del 15%. Il magazzino è un magazzino. Aumenta di un casino la capacità dell'isola dove lo costruiamo ed aumenta velocità e capienza delle stive delle navi commerciali. Utilissimo. La moschea e la cattedrale invece funzionano con un mercato fuso con tutti gli altri edifici cittadini. Ora non chiedetemi perché una chiesa sotto steroidi sia paragonabile alla taverna, perché io non me lo spiego. Una volta finiti, oltre a una bella somma d'onore, guadagneremo anche l'accesso alle missioni dell'imperatore e del sultano. Questi ci daranno delle missioni un po' più complicate degli altri personaggi, ma con ricompense molto maggiori. E il povero Giacomino? Beh, lui è al palazzo. Non ha nessuna funzione, se non quella di un'onanistica soddisfazione che si prova nel costruirlo e soprattutto nel potercelo permettere. Per me è indispensabile. Poi c'è un sacco di obiettivi, missioni della campagna, scenari, oppure anche completare una serie di quest specifiche per ogni personaggio non giocabile. Ognuno ci darà una quantità di gemme da spendere nella pagina del profilo. Le gemme servono a sbloccare tutta una serie di oggettini decorativi, oppure ritratti e colori o anche emblemi per personalizzare il nostro profilo. Ora, siccome ho perso il profilo, ho deciso di usare, diciamo così, metodi alternativi. E questo è quanto? Beh, si fa per dire. Da ora in avanti segue un ciclo infinito di aumento della popolazione e aumento della produzione per sostenerla. Pare complicato e descriverlo è sinceramente molto più complesso che effettivamente giocarci. Ci sono tanti sistemi ma che sono molto intuitivi da far funzionare tutti insieme. È un coro matematico di numeri che salgono e scendono. Potrebbe essere più diretto nella comunicazione dei dati, è vero. Però è anche vero che decifrare i dati incompleti è forse la metà del divertimento. Una cosa, forse avrei preferito più interdipendenza tra le due fazioni e uno sviluppo maggiore della fazione orientale. Cioè, per fare avanzare un insediamento occidentale abbiamo per forza bisogno di un orientale. Ma l'opposto non è vero. È vero che i materiali da costruzione sono prodotti con più efficienza a nord, ma non è impossibile trovare ferro e carbone anche a sud, oppure anche la pietra. Inoltre nessuna risorsa occidentale è necessaria ai cittadini orientali. Anche il fatto che esistano poche decorazioni, ma soprattutto edifici portuali, non mi sconvolge più di tanto. Per dire, per rendere meno un pugno negli occhi, l'aggiunta di centri di stoccaggio occidentali ad oriente, mi tocca costruire un altro porto interamente occidentale, facendo finta che sia un avamposto commerciale. Però tutto sommato va bene anche così, le ore passano già troppo facilmente. State tranquilli che anche così potrete dire addio a relazioni personali, amicizie, tempo libero. Vi dimenticherete di mangiare, dormire e anche di respirare. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da sistemare, qualcosa da aggiungere, qualcosa da togliere, qualcosa da controllare. Un'ultima cosa, Anno 1404 History Edition è disponibile anche nell'Anno History Collection, che comprende anche i capitoli precedenti, 1602, 1503 e 1701 con l'espansione Sunken Dragon. Io personalmente ve la sconsiglio, a meno che non abbiate un particolare interesse nel provare i capitoli più vetusti. Se per 1503, che è molto diverso dal resto della serie, può anche valerne la pena, 1602 e 1701 sono resi completamente obsoleti da 1404. Ancora posso capire 1602, perché ha il fascino della grafica retro e dell'aver dato inizio alla serie, ma secondo me 1701 è una versione incompleta di 1404. Ok, ora vi tocca aspettare 666 anni per il prossimo gioco.